Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Benedici queste palme e questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Salirà il monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo, chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo cominciato questa solenne liturgia eucaristica nella Domenica delle Palme, ricordando l'ingresso di Gesù in Gerusalemme ed imitando le folle degli ebrei che andavano incontro al Signore, gridando Osanna al figlio di David. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Un momento festoso di un avvenimento messianico. Ma ad un tempo la liturgia della parola, orora proclamata, ci ha proiettati, quasi a volerci preparare al Venerdì Santo, ci ha proiettati nel mistero insondabile della passione e morte di Cristo. Abbiamo appena terminato il racconto della passione
secondo l'Evangelista Marco. Ecco allora che l'evento dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme rappresenta, potremmo dire, il momento iniziale della risoluzione della vita di Gesù e della sua missione salvifica. Ecco allora che è importante anche per noi accostarci con fede a questo mistero. Solo la fede può aiutarci a cogliere nella passione, nel dramma della passione di Cristo, non un fallimento, ma il momento culminante della nostra redenzione, del nostro riscatto. Solo la fede può aiutarci a farci cogliere il momento della verità in cui Cristo ci ha redenti con il suo sangue, ci ha guariti con le sue piaghe. E allora, fratelli e sorelle, anche noi dobbiamo stare attenti come i discepoli, perché non si turbi il nostro cuore dinanzi a questo evento apparentemente fallimentare, ma vedere nella via dolorosa e nella morte di Cristo in croce, vedere questo momento culminante in cui si manifesta, si esprime l'immenso amore di Dio per noi. Egli svuotò se stesso, ci ha ricordato l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, svuotò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore, a gloria di Dio Padre. Fratelli e sorelle, il cammino quaresimale, ormai terminato, sfocia nella Settimana Santa, nella grande settimana, come la chiamano gli orientali, come amano identificare questo momento liturgico significativo e profondo della Chiesa. E allora ci prepariamo a vivere questo ultimo tratto che ci accompagnerà verso la celebrazione della Pasqua. E allora sento di suggerire a me e a voi alcuni atteggiamenti da assumere, che corrispondono poi, se vogliamo, a tre dinamiche evangeliche. Innanzitutto, mettersi in cammino, camminare per andare incontro al Signore come le folle degli ebrei, certi che l'incontro con Lui può cambiare la nostra vita, certi che il suo sguardo ci può trasformare, può generare in noi un vero atteggiamento di conversione. Ma poi subito dobbiamo attivare un'altra dinamica, un altro atteggiamento, che è quello dell'accoglienza. Accogliere il Signore nella nostra vita. Accoglierlo significa riconoscerlo come il Signore anche della mia vita, della mia storia, del mio tempo. E quindi rimettersi nuovamente in cammino, ma questa volta alla sua sequela, seguire Gesù. Terza dinamica, terzo atteggiamento, seguire il Signore, perché solamente Lui può rispondere a quegli enigmi profondi della nostra esistenza, può dirci chi siamo, può dirci quale sarà il nostro futuro. La sequela di Cristo, seguire il Signore Gesù, perché non è una persona qualsiasi,
e nemmeno soltanto un grande profeta o un grande sacerdote. Gesù è il Signore, è il Salvatore. Con questi propositi, allora, ci accingiamo a vivere questo tratto importante della nostra vita di fede. Come dicevo, questo ultimo tratto che ci permetterà di arrivare alla celebrazione della Pasqua. Con questi sentimenti, con questi propositi, chiedendo al Signore anche di aumentare la nostra fede. Perché anche noi, come Padre Pio, che ha saputo mettersi fino in fondo alla sequela del Maestro, al punto da meritare il dono della conformità all'immagine dell'amore sommo, il Cristo crocifisso, possiamo anche noi imparare a camminare per andare incontro al Signore, per accoglierlo nella nostra vita, imparare ad amarlo, imparare a riconoscerlo come re, anche nel paradossale fallimento della croce. Così speriamo e così sia.